Ciao, un dito questo. Allora, lei è il cofondatore di America Oggi. Di America Oggi, sì. E da quando? Da quando è stata iniziata? 14 novembre 1988. Giugno era fallito il progresso per questioni amministrative, che non andava bene, però è stato venduto a Fortune Pope a Agnelli. Agnelli, quando vide che... dalla FIA, e l'aveva imbrogliato dicendo che c'era un sacco di soldi da fare. Quando Agnelli ha visto che non c'era nulla da fare, l'ha venduto e passò da diverse mani, tra l'altro del Transicilia, poi l'hanno venduto, poi un certo Giovanni Pinto, che si chiede, Giovanni Pinto, sì, amico di Mandriotti, non locale, dell'Italia, dell'Italia. Nulla a che vedere. È italiano, sì signore, e in pochi anni ha fatto fermare un debito di 3 milioni di dollari e l'ha fatto fallire. Noi abbiamo dato voce di nuovo all'Italia italiana, ottenendo i nostri risparmi, ex datori, fallito il giornale. Quanti ne eravate? E quelli che abbiamo ascoltato fondamentalmente oggi, 23. E ce ne ancora di più o solo 23? Soltanto 23, adesso siamo 19. No, quanti ne erano? Eravamo 42. 42. 23. Forse un po' che voleva vendere il giornale perché coincideva con i computer. Gli hanno detto che con i computer si poteva mettere il giornale, voleva stamparlo con solo 21 persone. Lui voleva licenziare 21 persone, i sindacati sono ribellati e hanno indetto lo sciopero. E lui per vendicarsi ha venduto il gioco. Dopo 101 anni, perché a me il congresso è nato nel 1890, 100 anni, 101 anni invece di celebrare il 100° anniversario l'ha venduto. Agnelli e poi altri portatori, insomma, l'ultimo Giovanni Pinto l'ha fatto fallire, quindi noi ci siamo a scrivere in giugno, io però ero solo ad andare in giro per la comunità a prendere parte ad ogni avvenimento perché sicuro che sarebbe nato un altro giorno. Un vice consulente mi aveva proposto di diventare il mio socio e con me fare un settimanale comunitario soltanto e abbiamo fatto bene. Se non che il consul finale ha detto no, sia con Monsignor che manca con lui, perché se lui fa il nuovo giornale senza la comunità è così fatto lì, non avrà lettura. Quindi lei si unisca agli altri e è pronto il padre Giovanni Salerno dal Perù, che già stanno scrivendo, come hai iniziato a prendere a scrivere per il progresso? Dunque io sono venuto qua per vedere posso dove era andare, perché ero stato portato da bambina in Italia e con i genitori tornati lì per una stagione. Crebbe in Italia, sposando mio padre, però purtroppo non ho avuto la mia. Ani, hai avuto questa intervista?